Buongiorno raga, qua c'ho Matteo, vedete in lontananza, questo è Matteo, prima volta sul canale anche per lui. Ciao a tutti. Oggi ci troviamo a Montechia di Crosara, una cittadina in provincia di Verona che si trova a circa 76 o 79 metri sul livello del mare. Oggi faremo un bel 500 e rotti metri di dislivello, guardate un po'. Qua oggi cammineremo in mezzo ai vigneti e agli ulivi. Perciò, ragazzi miei, caro Matteo, gambe in spalla Ah, e si va. indubbiamente. Mattia, finora abbiamo visto solo uva, però, eccola qua. Ulivi! Oh, finalmente! Ecco, adesso abbiamo incrociato anche gli ulivi. Ulivi o olivi? Ulivi, Ulivi? ulivi, Beh, direi proprio ulivi. io dovrei saperlo che ho studiato agraria. Vedi. Che ignorante, sono proprio ignorante. Mattia, qua le descrizioni del sentiero non sono corrette. Eh già, però ci stiamo procedendo, dai. Però dicevano che noi avremmo visto solo vigneti e uliveti con la U. Invece non è così, non è proprio così. Questi non sono né ulivi né vigneti. Questi, caro mio Mattia, orco cane, Matteo, scusa Matteo, questi, caro il mio Matteo, sono ciliegie. Però, non sapevo. Allevate a vaso. Dai, insomma, un po' studiare agraria, dai, mi è servito. Un pochettino, solo un pochettino. Un po' tanto, dai, su. Matteo, allora, che ti pare di sto giro? Veramente bello, magnifico, devo dire la verità. Beh, sì, dai, guarda qua, guarda che robetta. Sì. Guarda, direi quasi un dipinto, un capolavoro. Sì. Quando vieni qua sei immerso nella natura, E nella pace soprattutto. nella pace, trovi proprio la pace dentro, dentro. Poi lì si vedono i raggi che scendono dalle nuvole che illuminano la vallata, proprio bello. Sì, sembra proprio un dipinto, paradisiaco quasi. Non so se si riesce a intravedere, proprio lì ci sono i raggi, ma c'è troppo chiaro. Non ce la faccio, ho dei limiti tecnologici. Quindi gambe in spalla e andiamo a far fatica. Adesso vi faccio vedere una bella robetta. Guardate cosa vi faccio vedere. Questa è Corvina.
con quest'uva qua facciamo il Valpolicella. Anche se in realtà però siamo in Val d'Alpone, però anche qua facciamo il Valpolicella. Guardate che posticino, guardate che robettina questa qua, sono tutti filari di uva, da sinistra verso destra, eccoli qua, tutti filari di uva, ed è anche bella matura, quindi pronta per il raccolto. Come vedete dietro di me, vediamo un po', eccola, la cima la finisce, termina, perché siamo proprio sul cucuzzolo della montagna. Questo invece è Matteo, che era impegnato a fare le fotografie. Eh sì, adesso sto pensando a come recuperare un po' di vino, visto il desiderio di tutti questi. Sì, perché Matteo è un grande consumatore di uva e di vino. Estimatore. Consumatore. Tu sei un consumatore perché dopo fai fatica a stimare l'uva perché te la sei mangiata, e quindi non capisci più niente, anzi più che mangiata bevuta, te la sei bevuta, allora non capisci più niente, dici ma caspita sto bevendo adesso, è vino, cos'è, che roba è? Quindi... Può essere anche un po' un cin di grappino. Se non si è capito, abbiamo camminato nel bosco, evviva il bosco! Raga, siamo arrivati a Castelcerino, che è una frazione di Suave. Adesso io e Mattia vi salutiamo, perché dobbiamo un attimino un po' velocizzare il passo e ci portiamo verso la Val d'Alpone. Quindi ci vediamo alla fine. Ciao ciao! Raga, siamo quasi arrivati, in pratica ci mancherà ancora un chilometrino per arrivare alla base. Abbiamo camminato più di 5 ore e guadagnato quasi 500 metri di dislivello. È stato un bel girettino. Alla fine della fiera cammineremo sui 14 chilometri. Ti è piaciuto, Matteo? Tanto, veramente tanto, è stato veramente un bel giro. Devo dire che il sentiero di ritorno è stato molto molto più difficile che non l'andata, perché in andata sì, c'era la salita da fare,
Ma ragazzi, la discesa del ritorno è stata micidiale. Oh no, Matteo? Sì, è stata una bella discesa, ripida e anche bella impegnativa. Sarà almeno un 15-20% sì, di inclinazione. Sì, sì, all'incirca sì. Una bella discesona. Mm. Per il resto, che dirvi, il giro a me è piaciuto un sacco, è piaciuto anche a Matteo. Sì, moltissimo. Bel giro, abbiamo capito che il territorio qui è vocato quasi esclusivamente per la coltivazione dell'uva, sì, precisamente uva bianca che poi diventerà vino soave e corvina che poi andrà a mescolarsi con il Valpolicellore, perché qui c'è il Valpolicellore. Per tutto il resto invece io vi consiglio questo giretto perché non è difficilissimo, però diciamo che una certa preparazione, un po' di fiato serve. Discesa a parte, perché la discesa, non scherzo, ma era una roba mostruosa, veramente mostruosa. Ho la schiena che grida vendetta, Matteo invece ha i piedi che gridano vendetta. E pietà anche. Noi vi salutiamo, Mattia vi saluta a tutti. Ciao ragazzi. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!